sintonizzarvi con la nostra parrocchia per condividere insieme questo tempo di avvento, un tempo sicuramente di grazia in cui il Signore vuole ridestare in noi il senso dell'attesa. E innanzitutto un buon anno liturgico, perché il Signore in questo tempo possa veramente compiere meraviglie di grazia nella Chiesa, nel mondo, in ciascuno di noi, nei vicini e nei lontani, sapendo che il Signore è l'Emanuele, il Dio che non solo vuole essere accanto a noi, ma addirittura in noi, per rendere il cuore di ogni persona umana la sua casa, il suo tempo, ma anche e soprattutto il suo tempio, il tempio di Dio che è il nostro cuore. E allora, innanzitutto, in questa prima domenica di avvento, la liturgia della Chiesa e nella sua sapienza vuole suscitare in ciascuno di noi il senso dell'attesa e della vigilanza. E sappiamo molto bene che l'avvento è il tempo dell'attesa, perché storicamente e soprattutto nelle celebrazioni della Chiesa noi ricordiamo l'evento meraviglioso dell'incarnazione e della nascita dell'unico salvatore del mondo, dell'unico rivelatore del Padre, dell'unica salvezza, cioè Gesù di Nazareth. Veramente in Lui, in Gesù, possiamo ritrovare il senso più profondo alle ansie e alle domande di ciascun uomo, di ciascuna donna che è in cerca del senso della propria vita. E allora, in questo tempo di attesa, però, ciascuno di noi è invitato a vigilare. Certamente in un tempo storico come il nostro, ma come in ogni tempo della storia umana, e anche il nostro tempo è attraversato da profonde contraddizioni, dubbi, incertezze, guerre, disperazione, tanta insoddisfazione, forse a livello sociale, ma sicuramente forse anche della nostra vita. Guardando la nostra vita, forse ci rendiamo conto che ci manca qualcosa. Ebbene, tutto questo rimanda non a una mancanza di qualcosa, ma soprattutto all'attesa di un qualcuno. Ci manca qualcuno, eppure questo qualcuno viene, vuole venire. E allora, quando noi siamo contenti, quando noi magari attendiamo qualcuno e diciamo ritorna, non vedo l'ora che ritorni quella persona. Ebbene, in questo tempo di avvento ciascuno di noi è invitato a dire: vieni Signore Gesù, ritorna, abbiamo bisogno di te. Tu sei la nostra gioia, tu sei la nostra speranza, tu sei il nostro bene, l'unico grande sommo bene. E allora, nel tempo di avvento, la vigilanza significa ridestare il nostro cuore perché possa di nuovo palpitare secondo la logica di Dio. È necessario aprire le orecchie per ascoltare una voce che contiene una parola che dona significato profondo alla nostra esistenza. Vigilanza significa attendere un abbraccio, che è l'abbraccio di Gesù Cristo, che ci vuole stringere al suo cuore divino e umano per farci gustare la bellezza della vita che mai tramonta. Ciascuno di noi, pertanto, è invitato a non lasciarsi prendere in questo tempo, ma in ogni tempo, dal rischio dell'attivismo che tante volte ci distoglie dalla interiorità della vita, ma allo stesso tempo anche dalla dissipazione, ma soprattutto da quella volontà tante volte di non impegnarsi nel costruire una vita migliore e forse un mondo più buono. Invece l'Avvento ci dice: vigila, stai attento, ma soprattutto stai attento al tuo cuore, perché le realtà ultime che ci aspettano, cioè Dio, possa diventare non ultimo, ma attuale nella vita tua e nella vita della Chiesa e della società intera. Cristo è attuale oggi, noi abbiamo bisogno di Lui. E allora vigilanza significa anche
ci invita a stare attenti, attenti al nostro cuore, attenti alla nostra vita, attenti perché attraverso un cammino anche ascetico, spirituale, noi possiamo purificare quello che noi siamo nel profondo del nostro essere, perché purificando il profondo del nostro essere, il nostro cuore possa essere più accogliente agli inviti di Dio. Ma questo, se è innanzitutto un impegno nostro, ma prima di essere un impegno è un dono di grazia che bisogna chiedere mediante la preghiera. Oh.